nuova parte di Clash Mind of a Mutant e andiamo, non mi ricordo dove. Dobbiamo parlare con quel vecchio di quel simpatico vecchietto. Sto per offenderlo perché l'altra volta ha fatto bloccare il gioco parlando. Parlai e mi ha fatto bloccare il gioco, sto imbecille. C'è una cosa sulla prigione che non ho mai detto a nessuno. Vedi quel ragazzino sgarrupato laggiù? Suo papà è ancora in gattabuia. Il topo più grosso e cattivo mai visto. Dobbiamo salvare il papà del ragazzo, Crash. Avere un titano enorme come quello può essere utile. Tra l'altro OBS permetteva di, come dire, di mettere la scheda intera direttamente da OBS e io lo trovo comodissimo. Però adesso non lo fa più, cioè fa un sistema strano con che lo collega a uno schermo, tipo che magari uno vuole giocare lo schermo secondario e poteva fare, però vaffanculo, cioè sono tenuto di schermo. Dobbiamo salvare il titano, il mutante di... Ok, credo che dobbiamo prendere la strada a destra. Se si può prendere. Non so se è quello o quello indietro. Andiamo indietro. Ma che palle, l'ho già preso, dai. Tra l'altro qui sopra c'è un coso da attivare con... Sto tizio qua, non mi ricordo che fa. Aspetta. Che magari è questa. O cos'è che ha fatto? Non ho la più pallida idea. Se io cambio stanza va ancora la cosa delle casse? No. Ah, va ancora, ok. Gioco? Ecco, infatti. Per me è sempre triangolo, immagino. Ok, dopo sacrifichiamo questo coso... Questo psico affare a... A Uka Uka, perché stiamo lavorando per lui in questo momento qua, quindi sacrifichiamolo per lui. Se gioco non te le sto cagando le casse, puoi anche levare. Grazie. Boh, spero di stare andando al punto giusto. Mi si è chiusa il cancello dietro, quindi spero proprio di sì. Ok. Prima del 2000 e mai riusciamo a prendere un momento di livello, con un po' di pazienza. Io sto con tutta l'aura che trovo, ma ci sto mettendo una vita a metà di livello. Sono un po' di tizi qui sotto. Che facciamo? Lo uccidiamo? Tanto mi sa che posso fare questa furbata. Come cazzo ha fatto a beccarmi? E fuori uno. Poi mi sa che posso uccidere tutti e due alla volta. Vai. Gioco, che cazzo fai? Vengo fuori all'infinito. Ma non voglio. Ciao. Metto solo bene il senso di quei cosi. Cioè, ok, poteva andarmene uno. Forse serve per far grindare i grindare, si dice, no? Grindare, bro. Per far livellare i rattoghiacci. Ok. Che bello sputare, guardate. No, merda!
Ok. Guarda che registro. 5 minuti. Ma sì, dai, con calma. Sai che mi è arrivato un'email? Un secondo, mi è arrivato un'email. Perché, vabbè, poi un giorno vi dirò che cos'è. Perché è una cosa che riguarda il canale. Beh, intanto vado, canto qui, mi sembra che non ci sia niente interessante. La segno come letta. Poi adesso non so se quella cosa succede. Mi sa che succede prima di che sblocco sto video, ma vabbè, sti cazzi, vedremo. Sono delle statue di ghiaccio. Credo che siano di ghiaccio, boh. Sono delle statue. Ma che si rappresenta qualcosa? Cioè, uno c'ha un co- c'è delle corna? Boh. Minchia, devo giocarci in 1080p a sto gioco. O a tutti i giochi in generale. Però la gente ha detto, a me in 720, adesso va tutto in 720 via. Ma sto registrando in 60 fotogrammi, fa vedere. No, ho avuto il dubbio, è venuto. Setting. Sta ancora registrando, vero? Sì. Output. Stream. No, che cazzo è? Advanced. Ah, 50 fotogrammi. Ah, sì, va bene, perché il gioco è già 50, effettivamente è PAL. Ok. Io prendo su tutta l'aura che trovo, anche se aumentano di livello nel 2020. Io spero di andare al punto giusto, puttane, anche perché mi hanno chiuso la porta dietro. Ma lei non me lo dice, non si spiega, sto gioco qua è poco simpatico, è antipatico, ecco, fa culo. No, sono nel punto sbagliato, spero di poter andare dietro dopo. No ragazzi, quando avete detto ma quel gioco lì non si capisce un cazzo, avete ragione, porca puttana, si capisce un cazzo dove bisogna andare. La mappa soprattutto fa schifo, perché se la mappa era fatta meglio, ancora. Io ho detto, l'avrei fatto in 3D, cioè non in 3D, scusate, non in 3D, scusate, in con la telecamera a 360 gradi, almeno quello. Tanto chi se ne frega, se... Non è fatto per riciclare che non riuscivano a fare un sistema diverso da Off the Titan, non lo so. Perché veramente fare un sistema, una cosa che viaggi in un mondo di gioco aperto così e poi farmi con la telecamera fissa non esiste al mondo, cioè boh. Ma quanta gente c'è, io skippo, io me ne vado, io saluto tutti. Ah no, devo uccidere per forza, gioco vaffanculo. Già mi fai, mi intrappoli e mi fai sbagliare strada, poi che cazzo mi fai? No, bravo, crepa. Cioè, questi qua sembrano anche abbastanza nerdosi. Riesco a prenderli? Ovviamente nel prossimo si difende, infatti. Perché ci sono anche questi adesso? Perché sono uscito dal mutante? Ma vaffanculo, vai! Sì, ma gioco, hai rotto il cazzo con la tua lol. Ma che cazzo fa? Ma perché è diventato di colpo extreme hardcore 1000 nemici alla volta? Oh! Poi che cazzo c'entrano i pipistrelli col ghiaccio? Ma che due coglioni. Praticamente mi ci fai polemica, che cazzo devo fare in queste situazioni? Devo dire che è bello? Guarda, grazie per la tua stronzata. Meno male che stavo in alto volando come un uccello, un aereo. Batman, no, è Superman quello. Vaffanculo, vai! Vai.
Appena posso la mossa finale di un culo. Non l'ho fatto prima io, vero? Bastardo. Me l'ha ucciso pure. Meno male che c'ho anche questo, che è quasi crashato. Bastardo. Crepa, 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 crepa. Ho detto di morire. Fammi sta cortesia, che già c'ho il cazzo rotto. Questo gioco qua è bizzarro. Per non dire offese, se no la gente dice, ma che di giochi. Ma la puzza di merda. Boh. Posso andare avanti, gioco? Sì, grazie. Me li tengo entrambi, guarda, non so, non c'è neanche voglia di togliermeli. Uffa, che due coglioni. Le ammazzo subito, così ce li togliamo dal cazzo. Ma è bello che mi sa che sono andato anche da parte sbagliata. No, no, sembra che sia andato da parte giusta invece. Guarda com'è gestito male sto gioco, com'è gestito male sto gioco, com'è gestito male sto gioco, com'è gestito male sto cazzo di gioco. Sto gioco qua è gestito veramente col culo, io voglio. Ma non so neanche. Ma da che sto aspettando di caricare la mossa finale, ma che... No, scusate se mi incazzo, ma. Che vuoi dire? Io adesso non voglio dire che è un gioco di merda, non è brutto in sé, cioè è anche divertente tutto, ma porca puttana! Se hanno smesso di fare giochi di Crash per 20 anni, a causa di giochi come questo, il motivo ci sarà, cioè, ci vuole un... È una serie storica, bisogna dare un minimo di controllo qualità, porca puttana, cioè su! Se ci sono delle cose che non funzionano, si fa riprogettare, cioè... vabbè, tanto ormai è uscito più di 10 anni fa, cos'è? Quasi. Quindi... onestamente chi se ne frega, però. Però lo stesso, ci vorrebbe lo stesso un po' di controllo qualità. Perché è una serie storica, come se non uscito un gioco di Mario di merda. Cioè... un gioco di Sonic di mana, no, quello non è nessun problema. Quello di non uscire e a quanto pare va anche bene, perché... non di merda nel senso che sono brutti come giochi in sé, che ci sono i bug. Tu non puoi farmi un gioco così. Cioè dai, su, siamo onesti. Cioè, se un gioco non funziona bene, non devi venderlo. Lo risolvi e poi lo vendi. Questo qua di bug non ho visto neanche troppi almeno, però... anche tu insegni. Stessa cosa, non è che lo salvo perché mi piace un po' di più di questo. È lo stesso, cioè, se un gioco c'hai bug, tu ti metti lì e correggi il cazzo di bug. Stop, non... mi sono scusanti. Via, levati dal cazzo, grazie. Ma che... no, 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 non voglio cadere. Mi allontano perché mi arriva contro la mossa finale. Poi questa cosa qua si applica a Of the Titan, si applica a... no, a Crash, si applica a Assassin's Creed, tutti i giochi moderni che... moderni e non, che li lasciano pieni di bug. Anche sulla Play 1 c'erano i bug, no, però ok, ma... a parte che c'erano molti meno, e per trovarli bisogna proprio impegnarsi a essere proprio gente che li cerca, voglio dire. Quindi non è che... però... se uno cerca i bug... nei giochi vecchi li trova, ma... proprio gente che... cioè, la prima volta che ci giochi non ti possono capitare... mai, o è molto difficile, cioè... ho mancato una scatola. Non ho mai neanche andare a cercare. Dai, gioco, fammi andare avanti. E guarda, io non sto neanche parlando di bug, sto parlando più che altro di difetti di design, ok? Però vabbè. Oh,
Perché il gioco in sé non è brutto, però c'è dei difetti, te sai che è corretto, poi magari a voi vi piace di più così, cioè non so. Dai! Bene, sacrifichiamo uno di quell'altro, perché sì. Spacco queste scatole, mi spendo un po' di aura, almeno questo qua. Adesso cercherò di fare meno polemica, però veramente penso di aver sbagliato strada. E no, ma che due palle! Era almeno rimasto quello. Quindi, lo so che non esistono i giochi perfetti, lo so, però che due coglioni, però. Semplicemente però che, boh, sinceramente l'avevo fatto in modo diverso, cioè la gente si lamenta per un motivo tutto qua, il punto finale era questo. Potrei dire che anche io c'ho questo effetto qua, che magari sono frustrato per qualcosa, ma me la prendo con tutte le cose che sono sotto a tiro. Che è una cosa che faccio spesso, cioè non è che ce l'ho col gioco se ne parlo male ogni tanto, eh. Vuoi crepare? Oh, si salta su me. E adesso c'è da aspettare, qui c'è il treno, si aspetta il treno, cioè, no, cioè, si va nel si va sul treno. Che palle, l'ho fatto. Vabbè, prendetemi, tanto sai che ci vuole recuperare la vita. Ok, dimmi mappa che sto arrivando vicino a quella cosa là. Sì, sì, ci sto andando. Meno male che la strada è giusta. Meno male che il prezzo è giusto. Battute di merda, lo so, ma è quello lo scopo di vita delle persone. Il gioco mi consiglia di salvare, io lo faccio. Ma non contro il sistema, gioco. Io sono contro il sistema. Vado contro il sistema. Ok. Ok, se qualcuno mi vuole aiutare con Jack Sfida Senza Confini a registrare i filmati, che magari sa come funziona bene il PC, che anch'io più o meno, ma non troppo. Perché tutti dicono che funziona perfettamente, ma in realtà non è vero, cioè semplicemente. Quindi, se mi vuole aiutare, me lo dica nei commenti e lo faccio ben volentieri. Cioè, vuol dire, faccio gli spedi quel gioco ben volentieri, perché anche se come gioco di Crash non è perfetto, comunque non è brutto, quindi. No, Crash, che cazzo di Jack? No, ho detto Jack o Crash? È sempre Naughty Dog, però. C'è sempre giochi di Naughty Dog che non sono più da Naughty Dog, però. In realtà è ancora da Naughty Dog. Coso, però non. Non del tutto. Cioè, sì, del tutto, ma. Come dire. Non ci fa più giochi, perché tanto la gente. Che c'era ai tempi, non c'è più adesso la Naughty Dog, quindi. Ma te è Naughty Dog. Non è Naughty Dog. Tutti dicono Naughty Dog, ma si sbagliano. E anch'io mi sbaglio, perché ho sempre detto con Naughty Dog. Ok. E penso che non esista nessuna persona in Italia, al mondo, che vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Che dica Naughty Dog invece che Naughty Dog. Ma nessuno ha l'esistenza proprio. Che non è mai esistito dall'alba dei tempi proprio. Cioè, quelli che dicono Naughty Dog per me tipo o sono perfettini di inglese o non. Io devo iniziare a dirlo in realtà, cioè ho detto adesso inizio a dirlo giusto. Però lo stesso, c'è cioè, tipo gente che magari non conosce i videogiochi, però sa l'inglese. Allora, non avendo mai sentito dire Naughty Dog, avendo mai detto Naughty Dog,
lo dice così come si... come sa che si pronuncia. Che è che poi è giusto. Voglio aumentare l'altro ghiaccio. Su, dai. Basta. Voglio prendere sto mutante qua, che almeno c'è tutta la vita quando lo prendo. Se prendo questo qua, ti ho dato ghiaccio, mi mette a livello? Ok, vaffanculo. C'ho un pelotto, poi via. Sono giganti, mi danno tanto roba. Ah, perché c'ho il moltiplicatore. Ah, adesso l'ho capito! Che c'ho un moltiplicatore più grande e i cosi che paiono appaiono più grandi, tipo. Ok. Sbagliato. Non riesco a battere? Ma che schifo, è uno scontro tra Metapod, no, più o meno, però. È uno scontro brutto, ecco. In italiano. Diciamolo proprio. Io mi ricordo ancora la scena del terzo episodio di Pokémon nel quarto. Dopo che Ash va via da Viridian City, tipo, e incontrano il ninja nella foresta. No, non è quel doppiatore là. Più veloce questo, sì. Cioè, vedete, c'è in questo episodio qua, dove c'è Crash, c'è Crash, c'è... C'è Ash che va... Che poi anche Ash in testa si direbbe Ash, o tipo... Ah, è Ash, tipo quella è... molto aperta. Però vabbè, sti cazzi, come ho detto, nessuno dirà mai così. Tipo, come Bulbasaur, dovrebbero dirlo sempre Bulbasaur. Fai un cazzo se è più corretto Bulbasaur, suona da schifo. Punti. Perché anche Squirtle, si dovrebbe dire Squirtle, però non... Per qualche motivo dico uno Squirtle, sai com'è. Però invece no, Bulbasaur diventa Bulbasaur per qualche motivo, non lo so. Che cazzo fanno quei doppiaggi il giorno d'oggi, non si capisce un cazzo più. Perché se una cosa umanamente si pronuncia male in italiano, non devi forzarla a pronunciare male, se no dopo viene fuori un doppiaggio innaturale, ok? Stop. Monte Grimly? In che senso? Che cazzo devo fare? Scusatemi. No, da che parte devo andare? Porca puttana. Ma porca puttana, tutta sta strada qua per niente ha fatto. Ma è il punto dove siamo arrivati in... Ma no, ma che due coglioni. Che due palle. No! Via, non voglio sapere niente di voi e compagnia, vai. Solo per il gusto di rompere il cazzo, ecco. Di far del male a qualcuno, proprio malvagità the evil within. Cioè lo so che in realtà è the evil within, però è Resident Evil, quindi anche evil within. Ecco, perché fa tutto lo stesso creatore. Ha detto porca puttana. Non ho capito porca puttana dal coso che è morto. Cioè non credo, però ho capito quello veramente. Ok. Questo cos'è? Da qua là la vede di nuovo? Cioè, va benissimo, però. Va benissimo perché diciamo che è quello che fa perdere meno tempo. Cioè, invece che cercare mille screen o spaccare 100.000 casse da cercare, qui basta che segui il percorso e... E passa la paura, non so come dire. Ma io schivo i nemici, non fai un cazzo. Cioè, lo so che potrei prendere il moltiplicatore ammazzandoli, ma... Fanno si arrampicano.
Ah no, no, ok. Ma manca l'ultimo di ora, vede, qui? No, ha lasciato indietro. Vabbè, nulla di grave, però. No, no, il gioco... Dove sto andando? Il gioco non mi dire che sto andando fuori. Non lo so, non sto... La mappa, non la capisco. Strage. Di mani. Cosa devo fare? A premere i pulsanti. C'è un tempo limite o... Non lo so, nel dubbio mi sbrigo. Il posizionamento dei nemici è cambiato, quindi in teoria non dovrebbe essere tutto... Cioè, in teoria dovrebbe andare tutto bene, voglio dire. Non... Cioè, qui è fatto apposta per in modo che io ci ritorni, voglio dire. Vai, vai, vai. E tiriamo questo che non serve più. Sto un po' aumento di livello comunque. Ma quanta gente c'è? Cazzo è successo al moltiplicatore? Ah, ok, ok. Ok. Dai che è un po' aumento, dai che è un po' aumento, dai che è un po' aumento, dai che è un po' aumento. C'è un coso là? Cerco di prenderlo. Che cazzo? Ah, il vento, che palle. Cioè, vedete, non devo saltare mentre c'è il vento. Però il Wumpa lo voglio. Ah, dai! Ok. Ma puttana Eva, dove è andato quel coso? Di qua? Aia. Sai che è qui sotto? Ghiaccio che scotta. Quindi la roba che scotta di prima era ghiaccio. So che è una battuta di merda, non me ne frega niente. Ok. Facciamo i criceti qui sopra. Oh. Bisogna saltare, tipo. Per il mutante è più facile. Ma sono più veloci. Ok, ha fatto un... una mossa molto da pro. Ma c'è ancora il vento o... sì. Ma la fatica che fa Crash per andare avanti, però lui si impegna lo stesso, Bisogna dargliene atto. Perché salto? Ah, perché devo passare... è vero... Il gioco sta nella parte giusta, dimmi di sì, ti prego, dimmi che sto andando nella parte giusta. Vai, su, vento di merda. Ho poca vita, No! Mi dispiace per coloro che hanno il volume alto, ma... Dai, che ce la faccio. Ma voi sapete mica che fine ha fatto la Radical. Cioè, ok, so che è chiusa, ma tipo gli sviluppatori che c'erano dentro, che cazzo fanno, no? Se esistono ancora. Perché quel che fa il Gas of Goku, se non sbaglio, c'è ancora. È un gioco vecchissimo e... non mi pare avesse fatto dei gran successi. Cioè non è che sono Goku, l'azienda che lo produce. Attenzione, tu.
Vi ricordo di rimuovere dagli armadietti qualsiasi arma della rovina non esplosa al termine della giornata. Mi La voce! Ok, crepa, 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 crepa. Non mi dare... No, è andato. Che mi creano un sacco di problemi. Grazie. Vi amo tutti. Devo andare di qua, vedo il gioco, dai, dimmi che devo andare di qua, ti prego. Oh, era ora, gioco, non so bene se devo andare di qua o no, credo di sì. Io sono speranzoso di sì, Ma non lo so, mi sembra di stare andando nella parte giusta, Cioè, ho questa sensazione. Sono 30 minuti che registro, e io entro per quella parte, la faccio la prossima, ci vediamo alla prossima parte in cui spero di riuscire a prendere il tazzo osso. O almeno il mutante, ciao!